qua. Buongiorno amici, oggi a tavola con Gianmarco Senna. Ciao Gianmarco. Allora, è la prima volta che un intervistato è anche proprietario del ristorante, perché lui è imprenditore nel campo della ristorazione. Sì, io lavoro nella ristorazione ormai da una ventina d'anni, ho fatto diverse attività. Facciamo una cucina mediterranea, una cucina di pesce classica, tradizionale. Certo. Il bianca perché è bianco? Bianca, sembra che sia così perché sia bianco, ci sono un po' di miti, un po' di... però qualcuno pensava che fosse una fidanzata, una moglie, no, a me il nome piace tantissimo, mi auguro un giorno, se dovesse avere una figlia, di poterla chiamare Bianca. Allora Gianmarco, tu sei candidato consigliere regionale alla Lombardia, capolista per la Lega. Milano provincia, il capire la gente secondo me è una dote naturale, è un'empatia che c'hai o non c'hai. Io ho iniziato con la bottega a 17 anni e ne ho, purtroppo per me, non dovrei dirlo, beh, qualcuno 40, in più. 47. Sono... Beh, per la politica sei un ragazzino. Quindi. Sì, questo è vero, questo è vero. È territorio questo, Gianmarco. Noi cerchiamo sempre di consumare prodotti del territorio, eh? Qua siamo in Franciacorta. Come tu ben sai, arrivo dalla ristorazione, no? Sono prestato alla politica o viceversa. Siamo prestati a quello che accade nella vita, certo. A volte si cambia. Facciamo un cin perché poi... Eccoci qua, salute. Alla nostra. Alla nostra. Alla nostra Lombardia. Alla Lombardia, questo è un bel principio. Certo. Dimmi un difetto di Fontana e un pregio di Gori. Allora, un difetto di Fontana è sicuramente il fatto di non essere capace di vendersi. Questo è sicuramente un fattore. Un pregio di Gori? Un pregio di Gori si sa vendere molto meglio di quello che è il contenuto. C'è una Milano che va a due velocità, c'è tutto ciò che accade al di fuori della circonvallazione che è un mondo completamente abbandonato. Dunque va bene la Milano delle start-up, va bene la Milano... fighetta del gastrofood e anche un po' di tutte queste cazzate, perché spesso è fuffa, non dobbiamo anche dircelo, però dall'altra parte, se noi non riusciamo a tutelare il territorio, se non riusciamo a garantire anche in periferia la possibilità di uscire da quell'imbruttimento e da delle condizioni di quartieri che ormai sono allo sbando e sono diventati dei veri e propri ghetti, vuol dire che noi abbiamo perso la scommessa su Milano. Si è fatto una gran pubblicità sul discorso degli chef. È normale che quando qualcosa diventa mediatico assume un sapore, certo, e un valore. Bisognerebbe lavorare tanto anche sull'immagine di quello che accade in sala, che è veramente un'arte. Noi avevamo questa tradizione di servizio che poi negli anni 80 si è un po' perso. Adesso c'è un ritorno a questo. È, io lo dico sempre ragazzi, è un lavoro sicuro, ben pagato. Non è vero che è una seconda scelta di lavoro, anzi sta diventando una prima scelta, perché sono ambienti sempre più dove conta sempre più le competenze anche informatiche, dove conta la capacità di saper selezionare, dove conta saper parlare le lingue, dove conta saper gestire. C'è una figura di un, diciamolo un po' figo perché l'inglesismo ci vuole, di restaurant manager, però te lo dico in milanese, del direttore. La figura del direttore che gestisce una sala, è una figura di prestigio che ha anche possibilità di guadagno importanti. Siamo l'unico paese che ha 200.000 immigrati irregolari, perché poi chi scappa dalla guerra va aiutato dal primo all'ultimo minuto, però stiamo parlando di poche percentuali. Ha un arrivo massiccio di immigrazione irregolare e dall'altra parte ogni anno 200-250.000 ragazzi italiani formati, sappiamo che un percorso scolastico che porta fino all'università costa alla collettività e alla famiglia 800.000 euro. Noi quando li abbiamo formati non facciamo altro che darle all'Inghilterra, ai paesi del nord Europa, all'America, cioè importiamo disperazione, manodopera a basso costo ed esportiamo cervelli. Penso che sia l'unico caso al mondo. Senti, se tu torni indietro alla tua infanzia, qual è il profumo da bambino? L'arrosto della domenica con i carciofi della nonna, le lasagne fatte in casa, i cannelloni fatti. Questi erano i tre profumi e sapori. Ma a tavola sei più goloso o più salutista? Allora, io sono un ex goloso che è dovuto diventare salutista. Perché? Perché a un certo punto mi sono trovato il colesterolo, io non rinunciavo al dolce a pranzo, non rinunciavo al dolce a cena, la berretta di cioccolato. Poi non lo posso dire... Vabbè, ormai dillo. Mi sono ammazzato di caramelle a Haribo, ah, i famosi coccodrilli o il sacchiotto. Quella però è chimica pura. No, ma infatti ho fatto un percorso di riabilitazione.
la qualità che apprezzo di più, potrei fare il politico e dirti l'onestà e la sincerità, cazzate, la velocità di pensiero. E il difetto che non sopporti? Il difetto che... Ma sai che sono arrivato a un certo punto della mia vita che sono molto impermeabile ai difetti delle persone, problema loro, non sto neanche lì a pormelo. Siamo Armando adattissimi. e Alessio, giusto? Lui ha capito che era la strada giusta, gli è piaciuto e adesso è da pochi mesi che gli abbiamo fatto fare questa promozione meritata sul campo, infatti vive giù e l'abbiamo sigillato dentro. La fidanzata probabilmente l'ha lasciato anche, e i genitori Bene. sono andati a chi l'ha visto a vedere di recuperarlo. Dai, comunque un bel esempio di fiducia imprenditoriale e di capacità. Gianmarco, qual è il tuo luogo nel cuore? Ma guarda, sembra un po' scontata come risposta, ma non ritengo che sia scontata perché io ho un forte debito nei confronti della mia città che è Milano. C'era questo tratto di strada che si faceva con gli amici ed era legato un po' ai primi ricordi veri che tu hai, no? Il senso di compagnia, di Certo. comunità, di territorio. E io sono molto milanese, ma molto metropolitano, molto cittadino, dunque questo. E questi sono ricordi che ogni volta che mi riaffiorano mi fanno comunque piacere, mi fa sempre star bene. La cena romantica è ancora un'arma vincente? La tavola è sempre un'arma vincente, lo dico prima di tutto perché è il mio settore, secondo perché a tavola cadono qualsiasi tipo di barriere, anche di ordine sociale, di ordine, a volte quando si esagera col vino, anche di ordine morale. È molto più raffinato invitare una ragazza, una donna, la prima volta in una bella trattoria dove gli fai capire da dove arriviamo. Poi, dopo che ha capito da dove arriviamo e chi siamo, la porteremo anche in altri lidi, ma non uscirei dai grandi classici. Un bel osobuco con risotto, se ti mangi l'osobuco con risotto, te la devi sposare, capito? Tornata all'anima leghista.